Come facciamo a capire quando è il momento di switchare i nostri Bitcoin sulle altcoin? Ragazzi, come fare a scegliere se stare posizionati con i nostri portafogli di cripto solo su Bitcoin oppure aggiungere anche qualche altcoin? Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Come va, ragazzi? Allora, questo è un video scelto dalla community, l'avete scelto voi perché mi avete scritto nei commenti di un video YouTube dove vi avevo chiesto se volevate un po' approfondire questo argomento. Facciamo un video di formazione, facciamo un video dedicato. Vi darò alcune regole da applicare e quali strumenti andare ad utilizzare per scegliere se stare sulle altcoin o su Bitcoin. E poi una piccola chicca, ragazzi, perché vorrei spiegarvi quello che faccio io, quelli che sono i miei trucchetti. Sono poi trucchetti da mago, ma sono trucchetti da analista quantitativo. Ma prima di andare a vedere un po' di roba dietro di me, cioè avanti, in realtà, insomma, voi non lo vedete, ma è dietro sul programma di registrazione. Ci sono dei grafici, ce n'è uno in particolar modo che è l'unico che ci consente di avere una visione di insieme del mercato cripto contro le altcoin, che è la dominance di Bitcoin. Ma la dominance la andiamo a vedere, ragazzi, perché volevo farvi capire come potrebbe essere utilizzata, ma vi dico anche poi quelli che sono le mancanze della dominance, perché bisogna andare un pochettino oltre. Oggi facciamo un video di approfondimento e quindi andiamo a vedere anche queste cose. Lo sapete già, ormai è inutile che ve lo chiedo, lasciatemi un pollicione e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Tanto il grafico per farvi capire dove stiamo andando, ragazzi. Perché? Perché in questa fase la dominance di Bitcoin ha ripreso un trend rialzista di breve periodo. Questo è un grafico intanto di natura settimanale, perciò queste fasi di rialzo sono importanti perché è una fase di rialzo che dura da 2 mesi e mezzo. In questo momento, se vi dovessi dire stiamo sulle altcoin o su Bitcoin, dovremmo scegliere la seconda ipotesi. Quando la dominance è in terreno positivo, con trend positivo, andiamo tutto su Bitcoin. Quando la dominance è invece in terreno negativo, andiamo sulle altcoin. Vi faccio vedere come, guardando in sostanza il trend della dominance di Bitcoin, vediamo un po' questo tipo di atteggiamento. Quindi da qui, da settembre 2019, stare sulle altcoin contro Bitcoin non era sbagliato, ragazzi, perché vedete anche le medie come hanno incrociato al ribasso in questo punto e sono rimaste al ribasso contro Bitcoin per un bel po'. Ma nella settimana attuale avremo un incrocio delle medie al contrario, ragazzi, e impennata anche di trend. Usando la dominance noi abbiamo un indicatore di natura quantitativa per capire se le altcoin potranno andare bene o male, però c'è un problema di fondo: non è un indicatore uniforme su tutti i mercati delle altcoin, perché se noi utilizziamo solo la dominance siamo un po' di parte, perché, ragazzi, la dominance è un rapporto: la capitalizzazione di Bitcoin diviso la market cap totale. Ma la market cap totale delle criptovalute, ragazzi, non è uniforme, non è spalmata. Moltissima parte di questa capitalizzazione delle altcoin ce l'hanno le top 5. Ethereum, Tether, le stable in generale sono tantissime, anzi, facciamo così, ve li faccio vedere. Ethereum, Tether, XRP, queste qui a livello di capitalizzazione sono molto, molto, molto impattano moltissimo, ragazzi, vedete, sulla capitalizzazione totale delle altcoin. Tantissimo, e questo è una cosa che va considerata perché significa che la capitalizzazione delle altcoin è molto spostata verso poche criptovalute. Quindi, se andiamo a considerare la dominance come un fattore di scelta, se andare a investire nelle cripto oppure in Bitcoin, ci perdiamo un'informazione, cioè tutte quelle criptovalute piccole che sono magari con una capitalizzazione sotto il miliardo di dollari. La dominance è un indicatore macro, non lo possiamo utilizzare nel microambiente del trader. Siccome il trader è un investitore e quello che va a fare è cercare occasioni di profitto, noi dobbiamo andare un po' oltre questo concetto. Andare a capire effettivamente come comportarci. Utilizzando la dominance, io decido se
è il caso di spalmare una certa parte di capitale sulle criptovalute altcoin oppure su Bitcoin. Se la dominance è, come in questo caso, positiva verso Bitcoin, mi dà un'indicazione che è possibile che ci sia un trend importante anche di Bitcoin, io faccio all-in su Bitcoin, ve lo dico in maniera molto chiara, sono all-in su Bitcoin già da un po'. Molti di voi che mi seguono sul canale lo sanno perché ho pubblicato l'uscita da tutti i miei investimenti altcoin nei mesi scorsi. C'è da dire che nell'Academy, proprio qualche giorno fa, ho indicato un piccolo portafoglio piccolino su alcune altcoin che ho preso utilizzando questo metodo che andiamo a vedere oggi. Vado a fare uno screening dei grafici delle altcoin più piccole che non si vedono nella dominance in pratica e vado a controllare i grafici contro Bitcoin. Volendo essere precisi, ragazzi, decidere se stare su un altcoin o Bitcoin ce lo può dire solo il grafico relativo all'altcoin. Vi faccio un esempio. Cosa faccio? Metto su una serie di strumenti e mi faccio le mie liste sul TradingView che hanno un grafico contro Bitcoin e poi vado a fare uno screening generale di queste criptovalute man mano che passa il tempo per vedere se hanno un trend positivo contro Bitcoin. Sì, perché trend is your friend anche in questo caso, ragazzi, cioè se io devo andare a decidere cosa fare sui miei investimenti e quale strumento è meglio o peggio di Bitcoin, partendo da Bitcoin all-in, vado a dire ok, un pezzettino lo posso mettere qui e magari metto il 2% dei miei Bitcoin, il 3% in una altcoin, oppure faccio un portafoglio di 4-5 altcoin che hanno un trend positivo su questi grafici contro Bitcoin. Cosa è finito per esempio in questo portafoglio? Una delle altcoin che abbiamo utilizzato, che ho utilizzato la settimana scorsa, è stata Uni. Perché? Perché qui intanto aveva toccato il mio livello, un tentativo di salire su una coin che stava tentando un'inversione di trend contro Bitcoin, quindi qualcosina l'ho switchata in questo caso, ma questo tipo di operatività, ragazzi, non è un'operatività di lungo periodo, è un'operatività di breve periodo perché viene fatta a mo' di operazioni di trading, non di trading scalping, ragazzi, ma di trading di qualche giorno barra qualche settimana. Poi è chiaro, se Uni continuerà un trend al rialzo di Bitcoin molto consistente, nulla vieta che ci posso continuare a stare, anche perché l'investimento è basso. Un'altra coin era Aave, perché aveva fatto un'inversione anche qui, vedete ragazzi, una semplice inversione di trend indicata anche dalle medie. Il problema di questo approccio, questo è un approccio che ci dà la possibilità di fare il cosiddetto crypto picking, io lo chiamo così perché nei mercati hold si chiama stock picking, ragazzi. Allora vi tolgo di qui se non si vedono i cerchietti della luce. Allora, il crypto picking che cos'è? Allora andiamo a cercare quelle cripto che possono avere maggiore slancio di Bitcoin in una fase di crescita, però bisogna starsi attenti perché? Perché le altcoin non sono stabili come strumenti finanziari rispetto a Bitcoin e quindi spesso può succedere che fanno dei falsi segnali, quindi ci danno dei segnali di trading che sono validi, ma poi a un certo punto cambiano durante la settimana e fanno i famosi pump and dump. Quindi utilizzo anche determinati indicatori per farmi capire se quella altcoin può essere utilizzata o meno in maniera accettabile secondo quelli che sono i miei concetti. E gli indicatori che utilizzo sono le medie, come avete visto, e anche la volatilità, ragazzi. Se l'altcoin in questione ha dei up and down eccessivi, adesso vi faccio vedere una altcoin che fa così, io la scarto, ragazzi. Non la scarto perché è brutta, non va usata, la scarto semplicemente perché non è adatta a questo tipo di tecnica. Una di queste, ragazzi, è Yearn.finance. Perché? Perché guardate che cosa ha combinato qui. Fa candele giornaliere di 40 punti e 27 punti. Allora,
Questo tipo di operatività non è adatta per un strumento come quello di Yearn Dot Finance. Qui una coin del genere può essere utilizzata per trading intraday attraverso un altro tipo di strategia operatività da stare sul grafico mezza giornata e da utilizzare chiaramente un po' di scalping, perché con oscillazioni ampie come queste, insomma, ci sta benissimo. Io ho spiegato un po' quello che faccio io e come decido se è il caso di andare su Bitcoin o altcoin. Se la dominance ha un trend positivo contro Bitcoin, ragazzi, all in Bitcoin, perché si mangia tutte le altcoin. Andiamo poi a decidere quale altcoin inserire, ma sempre in una piccola parte, non oltre il 10-20% complessivo, ragazzi. Le altcoin sono molto rischiose, quindi non potete creare un portafoglio dove le altcoin fanno l'80% e Bitcoin il 20%. Oddio, lo potete fare, ragazzi, ma vi esponete a un rischio di oscillazione e di volatilità enorme, gigantesco. Secondo me è un errore, soprattutto se siete neofiti, soprattutto se volete stare su questo mercato dormendo anche la notte, perché se no, ragazzi, spesso capita poi di vedere cose brutte. Io vi do la mia opinione personale, ma soprattutto fatemi sapere voi se la pensate come me. È giusto o meno fare all-in di altcoin e poi quattro spicci su Bitcoin? Chi di voi fa così? Io lo so che tantissimi sono in queste condizioni. Perché? Perché, ragazzi, in questo mercato moltissimi si sono avvicinati utilizzando le altcoin con la famosa promessa del divento iperricco, perché un altcoin può fare 700-800%. Bitcoin a questi prezzi difficilmente potrà arrivare a quelle percentuali, quindi è più facile immaginare di poter diventare ricchissimo con un altcoin che non con Bitcoin. In realtà questa possibilità c'è, ragazzi, c'è, perché se i progetti sono validi è fattibile questa cosa, ma per poterle gestire questi tipi di investimenti dovete essere dei trader estremamente preparati, professionisti, già con le spalle ben solide da anni, ragazzi, quindi attenzione. Allora, fatemi sapere se vi piace questo trucchetto e questo modo di scegliere le altcoin, e soprattutto quali sono quelle che hanno un trend rialzista contro Bitcoin che state utilizzando voi per il vostro portafoglio. Scrivetemelo nei commenti. Buon weekend e noi ci rivediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!